non c'è molto da girarci attorno. Italia-Polonia è la partita sicuramente, per quello che abbiamo mostrato fino ad ora, più importante del nostro cammino. Sì, è la nostra finale. Speriamo vada tutto bene, ci stiamo preparando bene. Quindi, come hai detto tu, è quella più importante. Già si comincia a sentire, sai, quelle farfalle nello stomaco, sapendo che c'è una bella organizzazione dietro, quindi speriamo vada tutto bene. Da un punto di vista tattico, che partita giocherà l'Italia? Io penso che bisogna comunque pensare che il nostro gioco, quello che ha dato i più frutti, è quello del gioco veloce. Quindi noi ci stiamo preparando tanto sulle ripartenze, giocare in velocità, comunque il gioco che ci contraddistingue, quindi continuare su questo, spingendo su questa via che è quella che ci ha dato più risultati di tutti. Sicuramente da un punto di vista mentale noi arriviamo più lanciati forse rispetto a loro, che vengono da una serie di cambi allenatore. È una squadra certamente forte, questo dobbiamo dirlo, però noi veniamo da due vittorie consecutive che ci hanno dato certamente fiducia. Sì, assolutamente, la fiducia è importante, però bisogna prenderlo con le pinze, perché quando c'è il cambio allenatore ci stanno quelli che vogliono farsi vedere, dare il contributo anche se giocano poco, quindi bisogna stare molto attenti. Però a noi interessa solo il nostro percorso, adesso senza guardare tanto la squadra avversaria. Pensiamo a noi, pensiamo a fare una bella gara, pensiamo a giocare bene e dopo sperando vincere per sognare questi europei. È una partita che ha un precedente, ovviamente, il 30-23 dell'andata. Che sensazioni vi ha lasciato quella sconfitta dell'andata? Che abbiamo un pochino mollato nel secondo tempo, era una partita molto tirata, se non mi sbaglio fino al 45esimo, stavamo lì 2-3 gol sotto, il primo tempo, se non fosse per quel golazzo di Morito, andavamo in pareggio all'intervallo, quindi niente, vedere cosa possiamo fare tanto secondo me. Adesso ci prepariamo bene bene. Da un punto di vista non soltanto di gioco, anche emotivo, tu sei un termometro importante per questa squadra. Che energia avverti nello spogliatoio? Che c'è quel pizzico di nervosismo giusto che a volte ti porta a ribaltare dei risultati, quindi come ho detto prima, bisogna stare concentrati su noi stessi senza pensare tantissimo agli altri. Se noi facciamo le cose bene e magari riduciamo i nostri errori, possiamo farci. Intanto bentornato, perché venivi da un lungo infortunio, quindi la prima domanda è come stai? No, io sto molto meglio, la spalla si è ripresa bene, è passato parecchio tempo dall'ultima volta in nazionale, penso 7 mesi, però mi sono ripreso le forze e adesso non vedo l'ora di scendere in campo con la nazionale. Che nazionale hai ritrovato? Che nazionale soprattutto hai visto, perché immagino tu abbia seguito tutte le 4 partite che hanno preceduto questa sfida così importante? Ma sicuramente una buonissima squadra, come lo era stato in passato. Hanno dimostrato che l'Italia c'è, hanno fatto delle buonissime partite e adesso ci toccherà ripetere queste buone prestazioni buttando qualcosa in più per riuscire a fare il risultato contro la Polonia, quindi ci aspetta una gran partita. È la partita chiaramente di Andrea Parisini, perché gioca in casa, ma è anche la tua regione, si gioca non a troppi chilometri da Cassano Magnago, ci saranno anche tanti spettatori lombardi. Sì, sicuramente ci saranno molti spettatori da Cassano, 40 minuti da Vigevano, quindi non troppo lontano da casa. Sono felice di essere vicino a casa a giocare. Ero stato a giocare a Padova, però non era proprio in Lombardia. Però sono contento anche per Pari, che gioca in casa, e non vediamo l'ora di scendere in campo.
Dall'altro lato troviamo una squadra costretta a vincere sicuramente per centrare la qualificazione e al tempo stesso una squadra comunque con giocatori di livello internazionale. Che partita ti aspetti? Ma sì, sicuramente la Polonia è una grande squadra, ha dei giocatori di altissimo livello. Sappiamo che sarà una partita molto difficile, però andremo per cercare di fare il risultato. Questo è poco ma sicuro, dovremo cercare di portare via punti alla Polonia e non è impossibile, e daremo il 110% per buttare il cuore oltre l'ostacolo, così si dice.